ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Video particolare, particolare perché oggi ho, con immensa gioia e anche un po' di emozione, voglio mostrarvi tutti i cimeli, i dischi 45 giri e 33 giri di mio papà, e mi ha dato il permesso in esclusiva per voi per mostrarli. Prima di iniziare, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video, e come sempre commentate, condividete e seguitemi in tutti i miei social. Quindi preparatevi con calma, preparatevi una bella tazza di caffè, una bella tazza di tè, perché andremo indietro nel tempo. Premetto già una cosa: mio papà negli anni 70 ha fatto il DJ in una radio qui della mia zona, magari adesso vi metterò qualche foto. La radio si chiamava Ponte Radio, che adesso non c'è più, e mio papà era DJ Mochi. Chissà perché si chiamava DJ Mochi, non lo so. E quindi oggi torniamo indietro nel tempo. Questo video lo voglio dedicare ai collezionisti del vinile. Ovviamente, se qualcuno si chiederà: ma quei vinili te li vendi? No, neanche sotto tortura. Quelli sono di mio padre e rimarranno suoi, poi se vorrà li passerà a me. E iniziamo subito, ringraziamo la regia che mi passerà i vinili, se riesco vi dico anche la data di uscita del video. Iniziamo il primo con i Rockets, chi di voi della regia mi dicono gruppo francese. Questo è un disco, un LP, un album del 1979. Magari, ragazzi, se qualcuno sa, conosce gli artisti che mostro in questo video, fatemelo sapere qui sotto con un commento. Andiamo avanti ancora con i Rockets, e questo è un album del 1978. Come vedete, ragazzi, mio papà li sta trattando coi guanti d'oro, perché sono veramente intatti. Poi andiamo avanti con un altro album dei Rockets, bellissimo, mi piace un sacco questa copertina, e questo album è del 1980. Poi andiamo avanti, ragazzi, c'è tanta roba da vedere. Poi un gruppo cileno, Inti Illimani, che se lo stesse chiedendo mio papà che sta parlando dietro, quindi mi dà una mano anche lui. È un album del... che anno è questo? Sai che non lo so? Non c'è scritto, scusate, perché ve lo voglio far vedere anche. 1975, è molto molto bello questo album. Andiamo avanti con un altro, con un gruppo italiano, Le Orme, il famosissimo Le Orme. Ovviamente, come vedete, Mochi, mio papà, ha griffato l'album, e questo è del... aiuto, ragazzi, 1975, che è questo, 1975. Devi dire il titolo. Ah, mi dico di dire il titolo. Le Orme, Smoke Magica. Poi mitici Simon Regan Funk, Gritty Streets. Sicuramente avete già sentito qualche canzone di questo duo, tipo Mrs. Robinson, America, The Sound of Silence. Questa è l'album del 1972. Poi andiamo avanti con il mito dei miti, ragazzi, stiamo parlando di Bob Dylan. Questo album si chiama Desire ed è 1975, veramente, ragazzi, roba per i veri intenditori. Poi andiamo ancora avanti, un mix chiamato Long Play Album Volume 2. È una compilation di canzoni degli anni 80, 70-80, perché è del 1981 questo vinile. Per esempio abbiamo i Village People, gli ABBA,
tante cose molto belle e versioni originali non cantate, cioè non cantate da altri. Cioè qua arriviamo ragazzi al best the best italianissimo, colonna sonora del film Oro dell'Argento Profondo Rosso. Favoloso ragazzi, favoloso. Il vinile del, se non mi ricordo, non mi ricordo di che anno è il film Profondo Rosso, perché non c'è scritto la data. Qualcuno lo sa o magari ve lo scrivo in post montaggio. Cosa dice l'energia? Forse anni fine anni 70. Fine anni 70, inizio anni 80. Comunque vi metterò l'anno durante il video. Poi il miglior gruppo, qui si parla di anni 80. Duran Duran, Arena, in effetti questo album è dell'84. Io vedo un anno e ascoltavo già Wild Boys. Poi abbiamo un disco mix, questo erano è un 45 giri però in versione gigante. Questi ragazzi sono i mitici, diciamo, vinili per i DJ. Infatti questo qui non so se questo era in vendita o era solo in esclusiva per i DJ, con dei remix, quindi molto molto bello, artisti misti. Poi andiamo avanti con gruppo italiano Equipe 84 dell'anno, che anno è questo qui? Raccolta dei successi? Non mi ricordo che anno è, ragazzi. Non so se si riesce a vedere, guardate quanto costava. 3.000 lire costava un vinile. 3.000 lire. Regia, se vuole parlare senza star sbibisbigliare, guarda che non ci sono problemi, eh. Poi arriva un mitico, guarda che ti si sente quando bisbiglia, eh? Fa niente. Il mitico cioè, ragazzi, lui è... cioè, chi di voi non conosce Bob Marley? Bob Marley con il Bob Marley e The Wallers, Uprising. Questo è del 1980. Chi si ricorda Woman No Cry, Way Them, Zion Train, Call All You Love. Poi qua ragazzi, il mito italiano Renato Zero con Icaro. Doppio vinile. Questo è del, aiuto, perché 1981, per veri intenditori sa di cosa parlo. E continuiamo ancora con Renatone con Ero Zero. Questo è del, oddio non c'è scritto di che anno è. Regia, sa di che anno è questo? No? Aiuto, ragazzi, qualcuno sa di che anno è questo? Ecco qua, mi sa che questa era una delle prime, diciamo, performance di Renato Zero vestito da... Anni 80. Chiedo scusa se sentite gli sbisbigli, ma è mio padre, che può parlare tranquillamente. Poi arriviamo, diciamo, un po' quasi ai giorni nostri con i Formula 3, 1990, ovviamente l'album è del 1990, questo trio composto da Tony Cicco, Alberto Raudius e Gabriele Lorenzi, veramente bravissimi, in effetti questo è uno degli album che adoro. Poi andiamo avanti con, cioè ragazzi, qua si parla di lui, ovviamente Michael Jackson con Thriller. Chi di voi non ha mai sentito una volta la canzone Thriller di Michael Jackson? È bellissimo questo vinile del 1982. Poi andiamo avanti con un altro mito italiano che purtroppo ci ha lasciato quest'anno. Sto parlando di Franco Battiato, dall'album La voce del padrone del 1981. Poi abbiamo The Soul Orchestra,
non so di che anno è, cioè no, di che anno è, 1976. Anche questo è un vinile che sembra un 33, però è un 45. E guardate quanto costava? Vi ha detto 2000 lire, ragazzi, 2000 lire. Adesso con 2000 lire, che sono circa un euro, non ti compri neanche una caramella. Andiamo avanti con questo. L'ho ascoltata prima di registrare questo video. The Rich Family, la mistica canzone The Best is in Town, la mia preferita, questo trio di queste belle donne del 1976. Andiamo avanti con un altro mitico della canzone italiana, Claudio Baglioni con E tu. L'album è del perché a volte non scrivo, vero che a volte non riesco a trovare l'anno 78, 1978. Avanti con New Trolls, ragazzi. Chi ha sentito questo bellissimo disco di New Trolls? Concerto grosso per i New Trolls. Per chi non li conoscesse, è quel gruppo che ha cantato quella Carezza della Sera, che è bellissimo. E questo è del 1971. Vi chiedo scusa se perderò un attimo di tempo per leggere l'anno di pubblicazione, perché è giusto anche che vi rendiate conto di che anno è uscito il disco. Qua si parla adesso di John Lennon e Yoko Ono con questo album Double Fantasy, doppia fantasia. L'anno di questo disco è del 1980. Poi si parla del quartetto più famoso in Inghilterra, ma anche nel mondo, sto parlando dei Beatles, questa raccolta di successi del 67-70. Dietro è così e davanti è così, l'anno di pubblicazione penso che risalga più o meno in quegli anni, perché se è una raccolta. Poi andiamo avanti, ragazzi, con un altro della musica italiana, Antonello Venditti con Venditti e Segreti del 1982. Poi andiamo avanti ancora con Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci, bellissimo album. Questo è del... Non c'è scritto. Di che anno è, regia? La regia non lo sa. Non lo sa. Qualcuno lo sa? Faccio sapere. Poi uno dei tanti miti, se vi faccio vedere la copertina capite su di chi sto parlando. Sto parlando dei mitici Pink Floyd. Com'è che si chiama questo album qua? The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon, il mitico Prisma. Ed è l'ho preso al contrario. 1970. Sì, 73. 1973. Quindi c'è un po' di annetti. Poi ancora torniamo a parlare di Pink Floyd con l'album Wish You Were Here. Non c'è scritto. Regia? Non si sa. Se qualcuno lo sa, me lo faccia sapere qui sotto con un commento. Poi famosissimo The Wall, ovviamente questo album fatto solo di muri, sempre di Pink Floyd, e questo è del 1979. Un po' di annetti. Questo sempre Pink Floyd e Final Cut con questa trama che sembra una tovaglia del 1983. Dietro è così. Andiamo avanti con... qui per i veri intenditori di rock. Deep Purple, l'album è Made in Europe ed è 1976. Cioè, ragazzi, qua si parla di... cos'è? Un mito, super miti. Poi andiamo avanti. È una raccolta.
una raccolta di Masters of Rock, penso che sia una raccolta di artisti rock, sempre di Purple, 24 carati di Purple, 24 carati sempre di Deep Purple, vedete dietro proprio così, ed è il 1972. Anche questo 72. Famoso, famoso. Ah, che ci si sente quando parli così, eh? Non ha, mio papà non ha capito che bisbiglia, ma lo sa, chi si sente. Poi Deep Purple, Made in Japan, live, ovviamente, del 72, perché hanno fatto sempre il tour. Cioè, mitici. Poi andiamo avanti con... Questo è uno dei miei preferiti, sempre Deep Purple, Burn, bruciare, del 1974. C'è una canzone che dura 20 minuti, cos'è? Bellissima. Poi andiamo avanti, Deep Purple, Stormbringer. Ecco, dai, cioè, grazie. Stormbringer, del 74, 1974. Così dietro ci sono i testi delle canzoni. Qua iniziamo, ragazzi, con la regina della disco music. Chi è la regina della disco music? Non è Gloria Gaynor, ma è lei, la mitica Donna Summer. Questo è l'album A Love Trilogy del aiuto, ma non c'è scritto, perché non c'è scritto? No, fatemi vedere sul vinile. 76, questo è del 76, Donna Summer, 1976. Per me è la regina indiscussa della disco music. Questo, ragazzi, è, diciamo, Once Upon a Time, c'è una volta sempre lei, di Donna Summer. Questo è del 1977, cioè bellissimo, mitica. Ce li faccio vedere anche dentro perché è bellissimo. Ovviamente doppio disco e lei è così. Questi non so, ragazzi, quanto varranno questi vinili, però varranno tantissimo, tantissimo, tantissimo. Andiamo avanti ancora con Donna Summer, con I Remember Yesterday. Yesterday dell'anno, non me lo ricordo, perché di solito è dentro. 1977, e dentro di questo album c'è la mitica canzone I Feel Love. Com'è che sono così spostato dalla voce della camera, scusa? Sono spostato troppo? Ecco, torniamo a noi. Poi andiamo avanti. Con... cosa succede? Se non ci riesce la regia a sistemare i vinili, ci penso io. Donna Summer con Love to Love to Baby. Del 1975. Un altro vinile di Donna Summer, Four Seasons for Love, quattro stagioni d'amore, per un amore, del 1976. Ce l'ha dietro, così. Andiamo avanti ancora con mitico messicano Carlos Santana. Era un mariachi. Mariachi, Amigos, del 76. Poi andiamo avanti, questo è un bellissimo, Santana, Greatest Hits, del 74. La mia canzone preferita di questo album qua è Oye Como Va, molto bella, Poi ancora Santana, Festival di Santana, del 1976. Qui vediamo un giovane Santana con i capelli corti, anche se adesso Santana è un capellone, nonostante abbia più di 70 anni. Capellone senza capelli. Poi, ecco, che lo stavo cercando, stavo parlando di Madonna. Madonna con You Can Dance, del 1987. Cominciamo già a arrivare un po' ai giorni nostri. Saltiamo da un anno all'altro, dietro. È così. Se c'è qualche fan di Madonna, non ve li vendo assolutamente. Madonna con True Blue, del 1986. Poi Madonna, abbiamo Madonna con I'm Brother, del film Dick Tracy,
qui si parla del 1990, Madonna sempre bella, non invecchia mai, Madonna con Who's That Girl, del film Who's That Girl, del 1987, che non c'entra niente con Cercasi Susa Disperatamente. Sì, cioè Who's That Girl sarebbe il nome in inglese di Cercasi Susa Disperatamente, non c'entra niente. Poi andiamo avanti con Madonna ancora, Like a Prayer, del 1989. Poi abbiamo un gruppo inglese di Sweet String, Stirring Up Sweet, del 1900, scusate perché non lo so, del 75, del 1975. Cioè ragazzi, non siamo arrivati neanche a metà disco, vinili, ve lo dico già. Oh, siamo lì. Ancora un altro con Sweet Peniana. Quello che ho detto prima. Un altro loro disco, questo è del 74. Rock. Beh, loro, il meglio di mei, i Bee Gees, del 1900. Ragazzi, vi chiedo scusa se perdo tempo a dirvi il numero dell'anno, ma è giusto che ve lo dico. 73, perché vi dico una cosa, alcuni hanno il nome dell'anno dietro, alcuni non ce l'hanno. Qua passiamo sempre di Bee Gees con il famosissimo film La febbre del sabato sera, The Saturday Night Fever. Che poi questa è la colonna sonora, non è che ci sono anche i Bee Gees, però ci sono anche gli altri cantanti come Yvonne Hellman e i Tavers. Questo è del 77. Ovviamente dentro chi abbiamo? Lui, il Tony Manero, che va e straballa. Il film è del 78. Poi andiamo avanti con un altro, sempre loro, i Bee Gees, con Spirit Heavy Flow, del, che anno è? 1979. E se non sbaglio, uno dei componenti di Bee Gees è morto quest'anno, se non sbaglio, se non mi ricordo. Poi andiamo avanti con i mitici Pooh, 1971, e Pooh 1974, quindi l'anno è quello. Così i Pooh, cioè non so se si riesce a vedere qua, guardate, conteremo giovani Pooh, non si vede niente, mi conta la regia. Molto giovani. Ma lo sapevate che i Pooh ci avevano dentro un componente in più? Vediamo se lo sapete. Come si chiamava? Riccardo Fogli era uno dei componenti dei Pooh. E Valerio Negrini, che era il primo batterista. Questo non lo sapevo, quindi sì, non lo so. Che è morto mica tanto tempo fa. Poi Pooh, Uomini Soli, qua del 1990. Eccoli qua, guardate qua, con il mitico Stefano D'Orazio, che purtroppo quest'anno ci ha lasciati. Sono dimenticato che c'era un disco che era questo, quello che sta arrivando qua. Ragazzi, questo è un disco che io adoro, poi vi dico il perché. Giorni Infiniti dei Pooh, del 1900, non mi ricordo, che com'è, non c'è scritto, 86. C'è a dire che com'è, si apre così. Aspetta, che non vuoi far cadere, Poi volevo far vedere la particolarità di questo disco, È uno dei rari, Voi sapete tutti che i dischi di che colore sono di solito? Neri. Questo è bianco. Bellissimo. E vi dico anche una curiosità mia, prima di andare avanti, con i dischi colorati. Mio papà mi aveva regalato da piccolo il mitico disco della Rettore, Il Brivido Divino. Era rosso. Sapete che fine ha fatto quel disco lì? Io l'ho distrutto. Mi sto mangiando le mani per averlo fatto. Quello lì, mettilo là. Voglio metterlo là, perché è chiuso male. Ok, poi dei Pooh abbiamo Pullover. Pullover del 1976. Bellissima. Con dentro la mitica canzone Pierre, che ho scoperto ascoltando la mini, che è riferito a un travestito Pierre, molto molto bello. Poi andiamo avanti.
Morto. Cioè, mi dai il vinile per te lo chiedi. Non passarlo davanti, grazie. Abbiamo il colore dei pensieri del 1900. Mi dispiace se questo video verrà lungo, ma non mi ricordo l'anno, cioè giusto che, ripeto, so sapere l'anno. 1987. Lo sapevate che Robby Facchinetti è di Bergamo? Magari qualcuno non lo conosceva. Comunque dietro è così. Poi abbiamo Parsifal Ipu del 1978. Vedete qua, dietro. Però fate vedere che belle le foto di quando era giovane. Cioè, guardate. È del 73, chiedo scusa, 1973. Poi andiamo avanti con Viva dei Pooh, 1979. Pooh purtroppo si sono sciolti poco tempo fa. Magari torneranno un giorno a fare qualche canzone insieme, chi lo sa. Poi abbiamo, la parte che mio padre tiene di più a cuore. Sto parlando del mitico Lucio Battisti. Lucio Battisti, famosissimo, che ha cantato, diciamo, in quasi tutti gli show negli anni 70. E iniziamo... Gli ultimi tre album. Questi, ragazzi, sono una chicca, perché sono gli ultimi tre album che ha fatto Battisti prima di morire. Senza Mogol, perché di solito le canzoni di Battisti le ha scritte e cantate insieme a Mogol. Questo è Don Giovanni, è uguale dietro, ed è il... di che anno è? Chiedo scusa, 86, gli ultimi tre album di Battisti. 86, Lucio Battisti, La sposa occidentale, 1990, qui cominciamo a essere già un po' più recente, tra virgolette, e L'apparenza del 1981, 91, chiedo scusa, 91. Poi, è l'unico, questa è una chicca, magari anche raro, è il... album di Lucio Battisti totalmente cantato in inglese. Non ho mai sentito questo album. Image. Ed è sarà? Vediamo un po'. Non riesco a toglierlo, ragazzi, ma secondo te di che anno potrebbe essere? Anni 80. Anni 80. Poi questo, che è un altro di Battisti, dove lui che corre nel fango. L'album è? L'album è? La batteria, il contrabbasso, eccetera. Lui che fa il maiale, ma che va dentro nel fango. Dell'anno 1900? Non ti ricordi? E dentro questo album è dentro c'è la canzone Ancora tu. Mi sa, ricorda quella canzone Ancora tu. 1976. Cioè, ragazzi, qua solo tutti li sto facendo vedere, solo tutti. Adesso non so quanto stiamo girando di video, ma penso che questo vi stia facendo a molti di voi. Chiedo alla regia di chiudere anche questo, che non riesco, chiedo scusa, ma che è la copertina un po' rovinata. Lucio Battisti, una copertina semplice, una raccolta del 1981. Orchestra diretta da Detto Mariano. Detto Mariano è quello che ha fatto le canzoni nei film italiani famosi, per chi non conoscesse. Poi vi chiedo scusa per il taglio, ma ci siamo accorti che la videocamera, la telecamera non ha registrato. Quindi continuiamo da dove siamo rimasti. Ancora Lucio Battisti con Io, Noi, Tutti del 1978. Poi una raccolta doppia, sempre di Lucio Battisti, Super Battisti dell'81.
Lucio Battisti, Una giornata uggiosa, 1983. Bellissimo. Lucio Battisti è già come la canzone di Vasco Rossi, 1979. Poi abbiamo Lucio Battisti che corre nel fango, la batteria, il contrabbasso, eccetera, 1978. Poi andiamo avanti con un altro di Lucio Battisti, qua proprio il culo della signora, com'è? Amore e non amore, 1980. Poi andiamo avanti con Lucio Battisti, Una donna per amico, 1981. Tre raccolte di Lucio Battisti, grazie regia. 1, 2, 3 del 1981. Se non sbaglio, queste erano quelle con Mogol. Sì, Mogol. Ok, e continuiamo ancora con altri dischi. Questi sono i Toto dall'album 4. 4, 1982. Poi abbiamo Do with Steven Shaw, non so chi sia. Steven Schlex. Schlex del 1900. Ho scritto anche il prezzo, scusa, l'anno. 1976. Poi uno dei dischi che io ascoltavo da piccolo solamente il pianoforte, Richard Clayman, A come amore, 1982. Bellissimo, io ve lo consiglio. Se volete far colpo alla vostra ragazza o al vostro ragazzo, mettetevi su questo disco CD, perché sapete che c'è anche CD. Poi abbiamo loro di Imagination, quelle che cantavano Illusion. E l'anno è del 1982. Per ultimo c'è una chicca. Però per ultimo, perché vedo che mio papà stava per farmi vedere subito, se no. Abbiamo loro il Rondo Veneziano 1980, che è canzoni, diciamo, del 900, 800 in chiave moderna, no? Rondo Veneziano è del 700, musica del 700. In chiave moderna. Poi abbiamo un gruppo italiano che ho scoperto adesso mio papà, Accademia. Questi sono gli accademici, in poche parole loro cantano canzoni di opere, musica classica in chiave moderna. Questo è uno. E poi sempre loro Accademia con questo album. Per esempio qui leggo le canzoni di Verdi, la marcia militare di Schubert, Puccini, il Barbiere di Siviglia. Bello. Poi abbiamo il mitico Adriano Celentano, eccolo qua. Questo qui è degli anni 80. Questi non vedete di che anno sono, questi qua 83 e questo è 82. Celentano, che da qualche giorno è uscita la nuova hit con la mitica Mina, una raccolta di canzoni miste, tutte le volte. Okay. Poi abbiamo i Fratelli La Bionda con Bandido, 1978. Io credevo che questo gruppo era straniero, invece no, sono italiani. Fratelli La Bionda. Poi abbiamo, come nominato prima, Claudio Casadei. Cos'è il figlio? Un parente del mitico Raul Casadei, con le canzoni tipo Varze, le Sangiovese, Erika, Il volo delle lombi, La Signora, La Polca, La Mezz'età, La Mazzurca della Nonna, La Grazia al Vegra, La Trisavola, La Biello, Il Carlo in Campagnolo, Tutti in Marcia. Poi abbiamo, visto che siamo quasi addirittura d'arrivo con Natale, Natale con i tuoi, ecco, questo è uno dei dischi che nella mia famiglia si ascolta sempre nel periodo natalizio. È una raccolta di canti natalizi cantati dai Pooh, Ivan Cantani, Giulio Russo, Dario Balgan Bembo, Caterina Caselli Rettore, Vecchioni, Celentano, Del Parisi, Riccardo Fogli, Josie Nover, Ornella Vanoni e Pierangelo Bertoli. E ragazzi, e infine, io credo che questo disco sia il più bello della collezione di mio padre. Cosa? Sta finendo la batteria. Ah, sta finendo la batteria. Ho capito, sta finendo la pandemia. Magari. Questo è un disco che... Quante volte l'ho ascoltato, papà?
sempre, sempre. È un disco bergamasco di canzoni bergamasche, Bergen Folk, lui me che Lothar, che vuol dire me, lui, io, lei, che Lothar. Io, lui, lei e l'altra. Di sicuro chi sta guardando che è un bergamasco conosce questo gruppo perché ha fatto molte, molte hit e pensate che c'è anche in giro a qualche parte le loro barzellette in bergamasco che fa molto ridere. Io adoro queste canzoni tipo La nostra valle, La mia mamma la Eldam, A me non bacio, Il messa a Pratt, Esichetà, Rosine Minatori, America, America e America. America, 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 è veramente... Anastasio de Bergen, vogliamo nominare quello, un Lothar de Bergen. Quindi per questo qui è un disco top. Finalmente ragazzi siamo riusciti a finire di farmi vedere tutti gli LP di mio padre. Vi chiedo scusa se questo video è stato lungo, ci sono stati dei tagli, però sapevo che mancava qualche vinile, quindi abbiamo cercato dagli scatoloni ed eccoli qua che sono saltati fuori. Vi ricordo di lasciarmi un bel like al video se vi è piaciuto, come sempre like, grazie. Il video è terminato da me e dalla regia, che non chiede mio papà, per avermi dato la possibilità di farvi mostrare in esclusiva solo per voi i vinile. Vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando non perdete la seconda puntata per quanto riguarda i dischi 45 giri, perché veramente ci saranno delle belle chicche tutte per voi. Con questo è tutto, vi salutiamo e alla prossima, ciao!